Allora, l'immediata esecutività sulla delibera che abbiamo, anzi sulla votazione che abbiamo appena effettuato, per cortesia, chi è favorevole? Unanimità dei presenti votanti, facciamo la prova al contrario, astenuti, contrari, nessuno. Bene, allora credo di poter chiudere i lavori di questo primo Consiglio Comunale ringraziando la cortesia del pubblico, ma soprattutto ringraziando i consiglieri, i colleghi consiglieri comunali, e un saluto particolare anche al prefetto che ha voluto assistere ai lavori di apertura del nostro mandato. Grazie. Si concludono così i lavori del Consiglio Comunale di Novara nella sala dell'Arengo. Ci scusiamo innanzitutto con gli amici di novara.com per le difficoltà iniziali del collegamento dovute allo spostamento previsto dal cortile del magnifico del Broletto qui alla sala, difficoltà che peraltro hanno complicato molto anche l'accoglienza del pubblico numerosissimo e molto caloroso questa sera. Io comincerei subito con le interviste, visto che siamo in diretta su novara.com, pregherei Mauro Franzinelli, che è stato colto al volo dalla nostra redazione, per un primo commento da parte vostra, abbiamo sentito molto severo. Sì, direi siamo molto molto preoccupati, siamo preoccupati dalle dichiarazioni che sono state rilasciate in questi ultimi giorni agli organi di informazione da parte del sindaco, dichiarazioni che lo vedono come proporsi distruttore di quanto è stato realizzato dall'amministrazione precedente. Non ci sembra assolutamente il modo giusto per partire, soprattutto da parte di chi vuole fare il sindaco di tutti i novaresi. Si pone chiaramente da una sola parte, ma si pone da questa parte in modo distruttivo. Quindi noi non vogliamo assolutamente essere partecipi di un'amministrazione di questo tipo. Porremo subito in atto una squadra di lavoro composta da persone che si occuperanno ognuna di un assessore, del sindaco, di tutte le azioni che, amministrative che saranno intraprese dalla giunta di Ballarè. Dobbiamo fare in modo che vi siano soprattutto azioni concrete per la gente, azioni che siano nella direzione di creare nuova occupazione, di pensare ai problemi dei nostri giovani, dei nostri anziani, della sicurezza della città. Le premesse non sono buone, penso proprio che il sindaco sia partito male, io mi auguro davvero che non prosegua peggio. Grazie a Mauro Franzinelli, lo ringraziamo, ci sono tanti protagonisti, abbiamo qui di fianco a noi